Con questo esercizio vedremo come risolvere un semplicissimo problema, individuando l'algoritmo risolutivo, rappresentandolo con un diagramma di flusso e poi codificandolo con un linguaggio di programmazione. Il problema è veramente molto semplice perché consiste nel determinare l'area di un quadrato di cui è noto il lato L. La formula per calcolare l'area del quadrato è lato per lato oppure lato al quadrato. L'algoritmo può essere espresso in tre semplici passi. La prima cosa che noi dobbiamo fare è acquisire in input, quindi come dato di ingresso, il valore del lato. Poi dobbiamo andare a calcolare l'area, memorizzandola da qualche parte, e poi dobbiamo produrre in output il risultato. Per prima cosa andiamo ad individuare quali sono i dati di input, cioè i dati noti del problema, e i dati di output, ossia i risultati attesi. Questi dati devono essere collocati all'interno di variabili. Una variabile può essere pensata come a un insieme formato da un nome, ossia un identificatore, e dal corrispondente valore. Compiliamo la tabella dati sottostante inserendo l'identificatore del dato di input lato, possiamo chiamarlo semplicemente lato, fornendo una breve descrizione, il lato del quadrato. La descrizione non è sempre necessaria. Ovviamente in questo caso è abbastanza evidente che cos'è il lato. In ogni caso conviene sempre fornire una descrizione quando gli identificatori scelti non sono così chiari, cioè non rappresentano in modo così chiaro l'entità che stanno rappresentando. Indichiamo poi se si tratta di un dato di input o di output. È un dato del problema noto, pertanto è un dato di input. Il secondo dato è l'area del quadrato che noi dobbiamo calcolare. Questo è un dato di output, è un dato che appunto deve essere ricavato e poi prodotto come risultato dell'elaborazione. Per rappresentare l'algoritmo graficamente useremo il formalismo dei diagrammi di flusso. Un diagramma di flusso è costituito da un simbolo iniziale, questo, start, che come vedete ha una forma ovale e una sola freccia uscente, e da un simbolo finale che contiene l'etichetta end, che ha sempre una forma ovale e una unica freccia entrante. Vi sono poi altri simboli, per esempio il parallelogrammo che può contenere delle istruzioni di input oppure di output. E esso ha due frecce, una entrante e l'altra uscente. Abbiamo poi la possibilità di usare un rettangolo per inserire tutte le istruzioni di assegnazione. Anche il rettangolo ha due frecce, una entrante e l'altra uscente. Esiste poi un ulteriore simbolo che vedremo più avanti, che è il rombo, con una freccia entrante e due frecce uscenti, etichettate rispettivamente con falso e vero, che consente di esprimere delle condizioni. L'assegnazione è un'istruzione che ha questo formato, identificatore uguale valore, che consente di assegnare un certo valore ad una variabile. Per esempio, x uguale 10 assegna il valore 10 alla variabile x. Disegnare il diagramma di flusso utilizzerò un programma che si chiama Age Diagrammer e naturalmente voi potete utilizzare
qualunque altro programma in grado di disegnare diagrammi. Iniziamo con il simbolo di start. Una freccia uscente. Poi il primo passo dell'algoritmo è l'acquisizione in input del lato, per cui usiamo un parallelogrammo nel quale andremo a scrivere input di lato. Riduciamo leggermente il parallelogrammo. Lo posizioniamo in maniera corretta e procediamo. Il secondo passo dell'algoritmo è il calcolo dell'area. Dobbiamo utilizzare un rettangolo. Questo rettangolo conterrà un'assegnazione ad area, assegna, lato, per lato. Uso l'asterisco perché l'operatore di moltiplicazione è tipicamente l'asterisco nei linguaggi di programmazione. Riduco leggermente questo rettangolo e lo posiziono. Ora si tratta di andare a rappresentare il terzo passo dell'algoritmo, produrre in output il risultato, per cui dovremo andare a produrre in output l'area. Output, area. Infine, inseriremo il simbolo di fine, che è nuovamente un ovale con all'interno end. Questo è il diagramma di flusso ingrandito. Per una mia comodità, per poter poi farvi vedere come si codifica questo diagramma di flusso, andrò a numerare ogni blocco. Per cui questo blocco input lato avrà numero 1, il secondo blocco 2, il terzo blocco 3. Non numero i blocchi start ed end. Ora che abbiamo la tabella dati e il diagramma di flusso, possiamo passare alla codifica in un linguaggio di programmazione scelto. Nel nostro caso sarà Java, anche se vorrei precisare che Java non è certamente il linguaggio di programmazione più adatto per risolvere problemi così semplici, ma comunque da qualche parte bisogna pur cominciare a programmare in Java, per cui non è il caso di cominciare con esempi più complessi. Occupiamoci quindi del primo blocco, della codifica Java del primo blocco. Naturalmente sto prendendo in considerazione i blocchi isolatamente, poi metteremo tutto insieme e creeremo il programma eseguibile. Il blocco 1, che quindi contiene un'istruzione di input, deve essere codificata utilizzando tre righe di istruzione. La prima, che deve essere scritta solo una volta, consente di specificare qual è il flusso di input che intendiamo utilizzare. In questo esempio noi useremo come flusso di input l'input standard, ossia la tastiera. In altri termini significa che il nostro programma accetterà i dati inseriti tramite la tastiera. Dobbiamo pertanto scrivere scanner C uguale new scanner e tra parentesi system.in. Ovviamente è ancora presto per spiegare che cos'è scanner, che cos'è new, che cos'è system.in, però possiamo immaginare che la nostra tastiera adesso si chiami C, quindi quando vogliamo fare riferimento ai dati inseriti tramite la tastiera useremo questa variabile C.
Successivamente occorre andare a chiedere all'utente di inserire il lato, perché altrimenti l'utente non è in grado di sapere che cosa deve fare. Per far ciò è necessario produrre in output una stringa, per esempio la stringa inserisci il lato. Questo è possibile utilizzando l'istruzione system.out.println, specificando fra parentesi la stringa che vogliamo che appaia a video, tra virgolette, inserisci il lato. Chiuse le virgolette, chiusa la parentesi tonda, punto e virgola. Osservate che ogni istruzione termina con il punto e virgola. Quindi system.out.println è quell'istruzione che permette di effettuare l'output a video sul flusso di output standard. Infine possiamo acquisire il valore del lato scrivendo questa riga di codice. Lato uguale C, che possiamo immaginare sia la nostra tastiera, punto. E qua ci fermiamo un attimo, perché quello che andrò a scrivere adesso dipende dal tipo di valore che l'utente inserirà. Supponiamo che il lato sia un valore non intero, un valore numerico non intero, ma con la virgola, e allora in questo caso dovremo scrivere next double, perché double è il tipo di dato, appunto, che rappresenta i numeri floating point, i numeri con la virgola, ma di questo avremo poi occasione di parlare in seguito. Subito dopo next double inseriamo una coppia di parentesi tonde vuote, punto e virgola. La codifica del blocco 2 è molto semplice, perché in realtà basta andare a scrivere quello che c'è dentro al rettangolo. Quindi area uguale lato per lato, punto e virgola. Il blocco 3 viene codificato con l'istruzione che abbiamo visto prima, system.out.println. System.out.println, tra parentesi tonde scriviamo area. Questa istruzione produce in output il contenuto, cioè il valore della variabile area, mentre nel caso precedente, siccome l'argomento passato era tra virgolette, l'istruzione system.out.println inserisci il lato andava a visualizzare sul monitor dell'utente proprio la stringa, così come noi la vediamo. Per cui se come argomento di questa istruzione abbiamo una variabile, viene valutato il suo valore ed è questo che verrà prodotto sul monitor. Una piccola osservazione: l'utente si vedrà sul monitor un numero che rappresenta l'area. Potrebbe essere decisamente più amichevole andare anche a spiegare questo numero che cosa rappresenta, per cui dovremmo accompagnare il valore dell'area con una stringa. Lo possiamo fare in questo modo, aggiungendo tra le parentesi tonde la stringa, per esempio area uguale. Vedete, ho lasciato uno spazio tra l'uguale e le virgolette affinché poi la stringa area e il valore dell'area non rimangano attaccati, rimangano quindi distanziati da uno spazio. Tra la stringa e la variabile area occorre inserire un più, che in questo caso non rappresenta l'operatore di addizione, ma l'operatore di concatenazione di stringhe, per cui l'utente a video vedrà area uguale e il valore calcolato dell'area. Per scrivere il programma completo e poi testarlo, utilizzo l'ambiente di sviluppo integrato Eclipse, che è
scaricabile gratuitamente da internet. Naturalmente, per poter sviluppare i programmi in Java dovete anche aver installato il Java Development Kit, anch'esso scaricabile gratuitamente da internet. Trovate indicazioni nei materiali che sono allegati a questa video lezione e i cui link si trovano nella sezione Informazioni del video. Per prima cosa creiamo un progetto Java. File, New, Java Project. Diamo un nome a questo progetto, io lo chiamerò per esempio Quadrato. E poi clicchiamo su Finish. Alla vostra sinistra, nel Package Explorer, troverete appunto il vostro progetto. Cliccando su più potete espandere il progetto per vedere che cosa c'è all'interno. Ci sono le librerie di Java, JRE, System Library, e poi questa cartella SRC che conterrà i sorgenti. All'interno di questa cartella creiamo un package. Basta selezionare New Package. Allora, per assegnare un nome al package, usate per esempio un vostro nome, un vostro pseudonimo. Io uso Cinzia BB e poi potete anche aggiungere un'ulteriore descrizione separando il vostro nome con un punto. Cinzia BB quadrato, per esempio. E poi cliccate su Finish. Ora cliccate sempre con il tasto destro del mouse sul package e scegliete New Class. Assegniamo un nome al nostro programma, cioè alla nostra classe. Chiamiamo il nostro programma Quadrato. Attenzione perché il nome della classe deve avere iniziale maiuscola. Questa è una convenzione che conviene seguire ogni volta. Potremmo andare anche a selezionare altre opzioni, ma preferisco per il momento far inserire solo il nome. Cliccate su Finish. Nell'area centrale vedrete comparire una parte del codice già preparato per la vostra classe. Per concentrarci meglio sul codice, vado ad espandere quest'area cliccando su questa icona. Allora, che cosa dobbiamo scrivere subito dopo Public Class Quadrato? Public Class Quadrato è la riga di codice che definisce il nostro programma, che in Java si chiama classe. Dobbiamo andare a scrivere un'altra riga di codice che per il momento non posso spiegare più in dettaglio, quindi dovete un po' prenderla così com'è. Ed è la seguente: public static void main, aperta tonda, string con la S maiuscola, aperta quadra, chiusa quadra, args, chiusa tonda e aperta parentesi graffa. Per aprire le parentesi graffe si può usare la combinazione di tasti alt e 123, dove 123 deve essere digitato sul tastierino numerico. Per chiudere una parentesi graffa si usa la combinazione di tasti alt più 125. Bene, osservate adesso che abbiamo due blocchi. Ogni blocco è diciamo racchiuso tra una coppia di parentesi graffe. Il primo blocco è quello della class quadrato e poi abbiamo un blocco interno che è quello del metodo main, così si chiama metodo. Il metodo main è molto importante perché noi non possiamo eseguire un programma che non ha il metodo main. Si dice che il metodo main è l'entry point di un'applicazione Java.